Salve a tutti da Stefano GT e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Purtroppo si è rotta di nuovo la Golf R. Guardate qui. Come potete vedere, l'auto stenta a partire e una volta messa in moto si spegne subito. Voglio precisare che questo non è un problema né di mappatura, né di motore e né di rottura del turbocompressore, bensì un problema sul sistema di alimentazione del carburante. Ma torniamo un po' indietro. Questa mattina mi ero recato da Andrea Palmieri della Palmieri Racing per terminare la mappa definitiva sulla Golf 7R, visto che avevo montato da poco lo scarico completo. Quindi Andrea prepara la prima mappa più spinta, la carica sulla tua vettura e l'andiamo a provare. La macchina risponde veramente bene, andava molto forte, si sentiva la differenza rispetto alla mappa precedente, ma alla quarta tirata la macchina perde potenza. Rallentiamo, ripartiamo e la macchina si spegne. Per prima cosa Andrea mette subito in folle, prova a riaccendere ma non si accende. Fa in tempo ad accostare su una piazzola di sosta. Eravamo praticamente a 1,5 km dall'officina. Per prima cosa ha fatto una scansione degli errori ed esce un errore relativo alla pompa di bassa. Vado in modalità data live, quindi seleziono la pressione nel serbatoio e mi esce 2 bar di pressione benzina nel serbatoio. Molto ma molto bassa, dovrebbe essere circa 5 bar e mezzo. Ma nel momento in cui vado ad accendere la macchina scende fino a 1 bar e si spegne. Quindi avevamo capito che il problema era sul circuito di bassa pressione. Per fortuna lo staff della Palmieri Racing ci viene a recuperare e torniamo in officina. Appena arrivati in officina, Andrea Palmieri comincia a capire quale fosse il problema. Per prima cosa tira fuori i sedili posteriori, tira fuori il cestello pompa e smonta la pompa. La va a collegare a una batteria 12 volts e vediamo che la pompa gira, quindi la pompa di bassa pressione non si era danneggiata. Poi passiamo più avanti, il modulo pompa. È una piccola scatoletta che collega la pompa di bassa pressione alla centralina elettronica e gestisce l'alimentazione della pompa stessa. Appena lo va a smontare sente che è veramente caldo e puzza di bruciato, quindi si ipotizza che sia il modulo pompa danneggiato. Cosa fa Andrea? Rimonta tutto il cestello pompa nel serbatoio e va ad alimentare la pompa direttamente con una batteria a 12 volts. Vado ad accendere l'autovettura e non parte. E vedo sempre che c'è l'errore sul sistema di bassa pressione. Ci accorgiamo che si è bruciato anche il fusibile da 15 A posizionato davanti al cofano. Lo sostituiamo, riaccendiamo con tutto il sistema collegato e la macchina parte e mantiene i 5 bar di pressione di bassa. Quindi il problema è il motore. Vi chiederete, come ho fatto a tornare a casa? Beh, con questo bicchiere pieno di fusibili da 15 A. Praticamente per percorrere circa 60 km, ovvero la distanza dall'officina a casa mia, ho dovuto sostituire nel viaggio circa 10 fusibili. Praticamente ogni 5-6 km la macchina si stava quasi per spegnere, quindi mi dovevo accostare, sostituire il fusibile e ripartire, controllando sempre che la pressione del carburante non scendesse sotto i 2 bar, altrimenti sarebbe subito spenta la macchina. In questo caso sono appena rientrato a casa. Cosa devo fare? Devo subito ordinare un modulo rinforzato per la pompa di bassa. Quindi andiamo subito a ordinare insieme. Ok, eccoci qui sullo store di Bartek. Andiamo sulla ricerca, scriviamo Gen 3 Pump. Vediamo un po'. Questo no, questo no. Eccolo qui. Vedete, per piattaforma MQB. Ah, ce ne sono due ancora. Questo qui è il modulo maggiorato per chi ha montato la pompa maggiorata. Ok, aggiungiamo il carrello. Perfetto, procediamo con il checkout. In questo caso seleziono la spedizione express di DHL con consegna stimata da 1 a 3 giorni. Purtroppo partirà domani, che è venerdì, ma c'è anche il weekend di Ferragosto, quindi spero che arrivi tra lunedì e martedì, così da montarla il prima possibile. Speriamo bene. Ragazzi, non ci posso pensare. Lunedì mattina, eccolo qui, pacco di Bartek contenente il modulo da sostituire.
Eccolo qui, modulo maggiorato di Bartek, lo andiamo a sostituire a quello danneggiato. Allora, per prima cosa sganciamo la botola. Qui è posizionato il modulo. Tiriamo fuori, lo sganciamo, prendiamo il nuovo, lo agganciamo, è totalmente plug and play e riposizioniamo tutto nella botola. Perfetto, sono a bordo della Golf R, ho montato tutto, per prima cosa ho data live, vediamo, la macchina è spenta quindi non leggiamo nessun valore, giriamo il quadro, prima non segnava praticamente neanche 2 bar, ora 6.2 bar, perfetto, ho impostato anche i giri motore, ecco qua, è partita, vediamo, al minimo 6 bar e 3, perfetto, facciamo una prova su strada, si parte, come possiamo vedere, da che segnava neanche 5 bar, ora abbiamo 6 bar e mezzo di pressione sul circuito di bassa pressione del serbatoio. Ok. Sentiamo il nostro Pops & Bang famoso. Problema di prima che oltre che la macchina si spegneva c'era anche i primi sintomi che c'era un calo di potenza quando andavamo ad accelerare. Ora faremo subito una prova perché non voglio sorprese, non voglio rimanere un'altra volta in mezzo alla strada fermo. Niente. Comunque consiglio a tutti quelli che hanno sostituito la pompa di bassa pressione del serbatoio con una maggiorata di cambiare anche il modulo. Va. Dai, ritorniamo in drive. Sono veramente contento che ho risolto il problema. Grazie anche ad Andrea Palmieri che ha diagnosticato tutto, perché all'inizio ci eravamo messi un po' paura. Per fortuna abbiamo risolto ora. Cruciamo le dita che non si rompe anche la pompa di bassa pressione del serbatoio, se no siamo punto e da capo. Comunque, se il video vi è piaciuto lasciate tantissimi like e commentate con le vostre opinioni al riguardo. Un saluto da Stefano GT e ci vediamo al prossimo video.